Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui in Liguria con il Fabio. Fatto malissimo. Vabbè. Sai che l'ho fatto anche con Luca. Io picchio quelli con cui faccio i video. Comunque quest'oggi ragazzi siamo in un video molto particolare qui in Liguria dal Fabiat, perché andremo a fare una reazione a un video. Come lo definiresti questo video? Antico. È desueto. Esatto. Perché ragazzi questo è un vlog che avevamo registrato nel lontano 2016. Comunque insomma è questo fact time che era sul mio canale. Tra l'altro ho scoperto che avevo fatto i fact time dei mesi. Comunque andiamo a fare la reazione e vedrete come eravamo conciati 2 anni fa. Soprattutto lui è scandaloso tanto. Madonna mia. Lui è forte e scandaloso. Comunque direi di iniziare con questa reaction. Non perdiamo tempo. Vai. Iniziamo a dire che io ero botto più magro, tu eri un botto più obeso, fino alla morte, cioè. Pesavo 15 kg in più di adesso. 15 kg? Ho perso 15 kg. Puttana troia. C'avevi i denti più storti rispetto ad adesso, adesso sono migliorati un pochino. Prima erano più storti, erano molto mandibola. Con quella barbetta orribile. Madonna. Che veniva fuori, non che adesso sia tanto meglio, infatti, però perlomeno. Ho dimenticato di farlo. Cos'era sta cosa, Fabio? Non lo so. I tempi di editing avanzati. No, andava di moda la dub. Andava di moda la dub nel 2016, è vero? Ragazzi, io sono Frost 26. Frost 26! Cioè, Madonna, i secoli. Che tristezza, ragazzi. I secoli. Ma tu questo, cioè, l'avremmo editato questo video e l'avremmo tenuto così blando. Probabilmente no, ai tempi. Non mi ricordo. Tre tagli e hai risolto il problema. Vai, ma guarda i miei capelli, scusami. Il Kurt Cobain di Milano, ok? Il Kurt Cobain lombardo. Adesso non è che è molto diverso. Così qua sembra tipo a metà tra un Kurt Cobain e uno dei Beatles uscito da un film horror. Dopo mi sono rimesso in no, 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 non che ce l'ho un pezzo di panino. Quello era un saluto un po' ambiguo comunque. A parte che non pensavo altro ai pezzi di panino, evidentemente. La tua creepy, farete mai una serie insieme? Comunque la serie insieme è questo fuoco distorto 2.0. Io controllo se stia registrando l'audio. Sì, lo sta registrando. Incredibile. Che questa era la professionalità di una volta. Controlliamo se sta registrando live mentre l'altro ma parla. Ti ricordi che era appoggiato ad una bottiglietta sì, di acqua era una frizzante? Sì, una cosa che non stava no, nel cielo. No, aspetta, una bottiglietta di acqua frizzante e tramite il riflesso della lucina nell'acqua riuscivamo a capire se esatto. Stava registrando. Ragazzi, che memories. Che risposte che cazzo, inutili. Che cazzo di cappellino di merda. Probabilmente avevi brutti capelli. Sì, no, ma quelli musica tutti fighi. Esatto. Ecco, che ti quelli con la musica tutti fighi. Porca troia. Samir, motherfucker. E niente, gli scrissi un messaggio palesemente falso scrivendogli mi sembra un bel canale iscritto. Sei un pezzo di merda. 2016, guarda quanto sono. 2016. Guarda quanto sono giovane. Ma perché? Scritti mi ha commentato. Esatto e... Quanto eravamo spastici. Ma quanto ero ciccione. Guarda che spalline che c'avevo. Cioè ero concavo. Sembrava un cazzo di scheletrino. Sembrava uno Snorlax con la maglia da marinaio. Tu secondo me dopo questo video qua ragazzi si è svegliato male e ha attaccato furioso. Sì, ovviamente. Far notare a queste persone che si possono fare i soldoni con i pochi. Esatto. Io, se tirassi fuori il mio cellulare, ti farei vedere quanto prendo di partner adesso. 8 io euro. Non c'ho niente, io proprio zero. Abbiamo 8 euro in due, quanti soldoni si pagano? Esatto. Rimasta la tua generazione preferita. Non so leggere, è incredibile. Comunque, sono un dislessico di merda. Qual è stata la tua generazione? Apprezzabile il counter là sotto della GoPro, mi è sempre professionale. Quello mi è sempre piaciuto. Ma c'è un rosso fuoco, perché vabbè, in questo periodo non va assolutamente niente. Dissing! Quanto ero sbirbantello! Vabbè, insomma. Cosa stiamo facendo qua? Non lo so, cosa sta succedendo? Non ho capito, sto cercando. Giacomo Falchi ci chiede, serie TV preferita? Non so se è vero, me lo ricordo! Me la ricordo, questa è stata epocale. Io penso che, ai suoi pro e ai suoi contro, sti cazzi. È un gioco, e il fatto che delle persone non sappiano utilizzare adeguatamente un gioco non è colpa del gioco. Non aveva senso questa frase in italiano. In poche parole, la gente che si ammazza non è... E queste le parole del presidente del... Attenzione, sì, lo sto portando dentro, ok. E ha rivalutato il mondo porto. Ma che cazzo di, non è vero mai. Sembra... Pokémon! Esatto, piuttosto c'è gente che... Ma ragazzi... Mica che ricchioni, che vergogna, che vergogna. Comunque... Ho una abbronzatura invidiabile, guarda la differenza di braccio qua e qua. Risate senza motivo. Cioè, anche questa parte la taglio. Cioè, il punto è.
sputato, porco. No, ma veramente un'ebola fatta. Un'ebola con le gambe. Per fortuna che non è mai uscito questo. Ne, veramente, sarebbe stata una piaga. Sai che non è uscito perché non volevo io. Hai fatto benissimo. Ho fatto finta che si fosse... Non funzionasse la GoPro. Hai fatto benissimo. Da Marco ci chiede. Non ha senso, sai perché? Minchia, che tristezza. Cioè, abbiamo due cazzo di deficienti, due fattoni che si sono messi davanti a una telecamera. Un video di... è inquietante una cosa, no? Che io dicevo, questa la taglio per tagliare, no? Mm-hmm. Ma che io l'abbia detto solo due volte all'interno del video. Lascia perdere. Mi piace, passate dai canali nel... Ancora un'altra cosa. Qualcosa, non lo so. La campanella non c'era ancora, non era ancora di moda. Creiamo Instagram prima. Poi ci becchiamo in un prossimo video. Minchia, ho reso comunque... No, non l'abbiamo fatto davvero, questa cosa qua non l'abbiamo fatto. No. No, però piccolo. Scusami, eravamo troppo tumori. Non... Basta. Ma questo era un maiale, scusami. Sì, penso di sì. Era in una fattoria. Che vergogna. Che vergogna. Cioè, un giorno quando ci sarà un datore di lavoro tuo, questa sarà l'immagine che avrò di te. Ci sarà da ridere, da ridere. No, non ci sarà da ridere, ci sarà da piangere. Non c'è da piangere. E noi ci vediamo in un prossimo video. Più o meno, dai. Fabio, no, Fabio, cosa stai facendo? Mamma, mi butto.